Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Amici di Battista 70 Phone, oggi parliamo di Honor 9, ultimo nato della costola di Huawei. Possiamo dire che il terminale è veramente molto bello. Se devo muovere un appunto, secondo me le cornici superiore ed inferiore sono leggermente un po' generose, dato che secondo me qui e qui si poteva anche ridurre lo spazio o ingrandendo il display o riducendo la dimensione delle cornici. Comunque questa è una mia opinione. Il retro è veramente bellissimo, questo retro in vetro con una lavorazione su 15 strati, se non ricordo male, che ci consente di avere un gioco di luci veramente molto bello ed elegante. Come possiamo vedere abbiamo una dual camera con uno zoom ibrido 2x, non è propriamente uno zoom ottico ma una combinazione delle due lenti tramite il quale si riesce ad ottenere quasi un effetto da zoom ottico. Lì possiamo vedere l'autofocus laser, qui abbiamo il dual LED focus, un sensore è in bianco e nero mentre l'altro è RGB, uno da 20 ed uno da 12. Non è certificato Leica questo, dato che trattasi di Honor e non di Huawei. Qui sopra abbiamo anche l'infrared, la riduzione del rumore. Da questo lato abbiamo l'ingresso per due nano SIM oppure nano SIM più espansione di memoria, in questo caso 64 GB. Direi che potrebbero anche non sacrificare il secondo slot. Comunque soluzione ibrida come utilizzano in molti. Da questo lato il bilanciere del volume e il tasto di avvio spegnimento standby. USB Type-C, ingresso jack da 3,5 e feritoia del volume. Devo dire che l'audio è abbastanza elevato rispetto al predecessore. Oltre alle caratteristiche tecniche, va a modificarsi anche la posizione del fingerprint. Adesso è posizionato sul frontale. Abbiamo un processore Kirin 960, praticamente lo stesso che abbiamo sul P10. In questa conformazione abbiamo ben 6 GB di RAM. Il prezzo al pubblico è di 449 euro, ma su Vmall, come sapete, ci sono vari sconti, potete risparmiare 50 euro. Poi in questi giorni ci sono stati vari sconti anche in altri centri commerciali tramite il quale alla fine si riusciva quasi a pagarlo sulle 300 euro. Devo dire che è veramente un affare. Altra cosa che comunque lo differenzia dal P10, le memorie interne. Queste sono di tipo eMMC, mentre in quelle sul P10, P10 Plus trattasi di memoria UHFS, adesso non ricordo più, che praticamente corrispondono quasi a un SSD, quindi c'è anche una differenza di velocità da quel punto di vista. Questo perché lo sto dicendo? Perché sì, è vero, riprende per molti aspetti il P10, ma non è propriamente la stessa cosa, per cui se c'è una differenza di prezzo non è giustificata solo dal marchio, anche se comunque sempre trattasi di Huawei. Ok, andiamo a vederlo. Abbiamo un bel pannello molto luminoso, è un bel IPS Full HD MIUI 5.1. Parliamo un po' delle prestazioni. Prestazioni veramente notevoli, cioè è un razzo, qualunque cosa si fa si apre molto rapidamente. La ricezione è ottima, così come l'audio, sia in capsula che in viva voce. Diamogli il tempo di partire. Benvenuto in 3. Sentite questo in capsula. Grazie alle reti 3 e Wind puoi utilizzare la tua offerta 3. Ed anche in viva voce è veramente molto forte. Prende bene ovunque. Mi avete chiesto se prende in 4G Plus. Sinceramente non ho visto apparire la scritta, ma può essere una questione di zona. Qui a casa mia generalmente fa fatica andare in 4G Plus, ma non escludo che non ci vada. Nei prossimi giorni vedrò in altre zone se mi compare la scrittina, nel caso ve lo farò sapere senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda l'autonomia, allora abbiamo una batteria da più di 3000 mAh, adesso non ricordo più, vediamolo subito nelle caratteristiche tecniche visto che me l'avete chiesto. Batteria da 3100, qui poi possiamo vedere tutte le altre caratteristiche. È un dual SIM 1080x1920, 424 dpi, comunque uno schermo ben definito, 8 core, Kirin 960, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna. Insomma, devo dire che tanta roba a livello hardware, come vedete Nougat 7.0, insomma abbiamo veramente delle prestazioni notevoli. Vi dicevo, la batteria ci consente di arrivare tranquillamente a sera, ma ho notato che
Quando si utilizza la fotocamera il consumo aumenta notevolmente. Questa mattina ho scattato tantissime foto, le avrete viste nel blog, se non le avete viste vi consiglio di vederle, ne vedremo qualcuna anche durante la recensione, ma lì le vedrete in risoluzione originale. Quando si utilizza la fotocamera devo dire che la batteria scende velocemente. La fotocamera è ricchissima di effetti, qui abbiamo l'apertura ampia, l'effetto bokeh o comunque portrait, qui abbiamo quello per le immagini in movimento, quindi scattate una foto, poi dopo la si vede in movimento, vi faccio vedere praticamente. Allora, dov'è che è? Queste sono tutte le foto che ho fatto. Quella in movimento. Come vedete la fotocamera l'ho messa parecchio sotto stress perché mi sono divertito. Questa è in movimento. Come avete visto, guardate. Praticamente registra un attimo prima. Tanto che ci siamo, ve le faccio vedere così non saltiamo di palo in frasca. Questa è quella che vi ho fatto vedere prima. Questo è un video in interno. Ok, devo dire che la risoluzione è molto buona. Ho provato poi, ok, questo è ok, va bene, questo è in interno, devo dire che ha una buona risoluzione, non eccezionale, dato che comunque non è dotato di stabilizzatore ottico, altra differenza col P10, per cui le foto, diciamo, con poca luminosità o si utilizza un cavalletto o comunque non hanno una definizione estrema. Allora, qui ho provato vari tipi di zoom. Questa è una foto normale. Qui ho portato lo zoom al massimo, sono andato a prendere le piante sul balcone. Ovviamente a mano libera non è un granché. Questo è un 2x, devo dire che con lo zoom ibrido si hanno dei buoni risultati. Questa sembra buona, ma se andiamo a vederla poi su uno schermo più ampio si vedrà che c'è parecchio rumore. Questo, vi dicevo, è dovuto alla mancanza dello stabilizzatore ottico. Ora volevo farvi vedere. Allora, no, poi un'altra cosa, scusate, l'effetto bokeh. Allora, sul selfie non è un granché. L'ho provato ad esempio su questi fiori e devo dire che è venuto decisamente bene. Su questo l'effetto bokeh devo dire che ha reso in maniera abbastanza ottimale. Non è sempre preciso, però devo dire che si riescono a ottenere anche dei buoni risultati. Vi dicevo, abbiamo parecchie impostazioni, come vedere foto, pro video, quindi se volete farlo manualmente, la panoramica 3D, bianco e nero, l'HDR, la creazione in 3D. Io ho provato, non sarò capace io, ma non sono riuscito. Ho provato a fare delle foto al viso di mio figlio, poi diceva sempre che non riusciva a riconoscerlo. Comunque si possono creare come degli avatar, notturno, panorama, light painting, timelapse, come sempre una fotocamera davvero ricchissima. E per quanto riguarda la risoluzione, abbiamo risoluzioni veramente molto elevate, qui 20 megapixel. Se passiamo sui video, abbiamo la possibilità, io preferisco il Full HD a 60 fps, però possiamo utilizzare anche l'Ultra HD in 4K. Insomma, ci sono tantissime cose, come vi dicevo, ce ne sono davvero una miriade di impostazioni, per cui avete di che divertirvi con questa fotocamera. Ribadisco, ci fosse stato con lo stabilizzatore ottico sarebbe stato il top, ma d'altra parte non possiamo pretendere tutto per questa cifra. Allora, vediamo un po' com'è questo display. Devo dire che è un IPS con devo dire, dei colori abbastanza fedeli alla realtà e anche dei neri non tendenti al grigio. Devo dire che si vede bene. Ho sentito lamentele sul fatto che sotto il sole con le lenti polarizzate non si vede niente. Devo rifarmi a quello che ho sentito perché non ho lenti polarizzate. Comunque vedete una leggera saturazione del giallo, ma i colori comunque, il display devo dire che è veramente molto molto bello. Sono dei colori fedeli alla realtà. Vediamo un po' i video, dove sono finiti. Ok, video, andiamo a vedere solamente il nostro video in 4K, 96 fps. Vedete, lo schermo è bello, anche l'audio è un bel audio, devo dire si sente decisamente bene. Ve lo faccio sentire meglio in ambito musicale, spero di non farvi venire il mal di mare con tutti questi cambiamenti di inquadrature. Si sentire che è un audio bello, bello potente. Insomma, niente da dire, l'audio è potente, ben bilanciato. Faccio vedere un po' qui sopra, come al solito abbiamo i soliti shortcut, come vedete dotato
ovviamente anche di NFC, e qui sotto possiamo trovare le info sul telefono di cui vi parlavo, Android 7.0 e MIUI 5.1, quindi l'ultima disponibile in questo momento, che devo dire è fatta molto bene, semplice, veloce. Ribadisco, il terminale è sempre veramente molto ma molto reattivo, non ho mai notato nessun tipo di impuntamento. Comunque nei prossimi giorni proseguiremo i test e se riscontreremo dei problemi ve lo comunicheremo. Al momento a livello reattività zero, zero problemi in assoluto. Ok, vediamo un po' come si comporta nel browser. Andiamo nel nostro sito, l'abbiamo messo in modalità desktop, lo tengo perché altrimenti scivola tutto. Qua, come potete vedere, c'è il nostro articolino sulla fotocamera, quindi se volete andare a vederlo lo potete leggere tranquillamente. Pinch to zoom, precisissimo, assolutamente niente da dire, quindi un pannello di buonissima qualità, insomma, non c'è assolutamente niente da obiettare. Ok, ritorniamo nella home. Allora, qui ho provato un gioco un po' più prestante che è Nova, vediamolo, anche se non sono eccezionale negli sparatutto. Forse era meglio chiamare mio figlio per questo, ma in questo momento è di là impegnato in cose molto più importanti, per modo di dire. Va bene, arriva la sua bella stronalina. Se cercheremo di stare nell'inquadratura, ribadisco la mia imbranataggine. Tocca per saltare, grazie. Il risveglio brutale. Ok, diamogli il tempo. Posso giocare? Grazie. Salta tutorial, tanto l'abbiamo già fatto. Andiamo di qua. Scusate, cosa ho preso dentro? Vi dicevo che io sono imbranato. No, eppure dovevo entrare di qua, ci ho giocato già. Ok, proseguiamo. Niente. Torniamo indietro. Ah, ok, devo raccogliere l'oggetto, ecco il problema. Vabbè, ok, come avete visto non sono capace di giocare. Allora, andiamo su MotoGP, così almeno vedete più che voi. Vabbè, avete visto che la reattività comunque è buona, solo che io non sono capace di giocare a quel gioco lì. Vediamo se facciamo una bella figura come quella di Folger oggi. Secondo. Sentite che bell'audio potente. Siamo passati a livello pro, quindi le difficoltà aumentano. Nel frattempo, pure di giocare, sono anche progredito. Ok,
Ok, dai, basta così perché altrimenti andiamo troppo per le lunghe. Insomma, fondamentalmente è un bel terminale che è con un rapporto qualità-prezzo davvero molto elevato. Ribadisco, qualcosina da sistemare secondo me un po' nella fotocamera e anche nel dispendio energetico, perché quando si va a utilizzare la cam ho notato che la cam, soprattutto l'effetto bokeh, va un attimino sistemato perché non funziona sempre a dovere. E quando si utilizza la fotocamera ho notato che tende un po' a scaldare e la batteria tende a scendere un po', però nel complesso devo dire un terminale davvero ottico. Ottimo. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone.